ma quest'anno torni in gara a Sanremo con il brano Ogni volta è così, scritto da te, Emma, insieme a Davide Petrella e con la musica composta da quest'ultimo con Dario Faini. Facendo riferimento anche al testo e alla musica, ci racconti com'è nata e cosa racconta la canzone? Racchiude anche un messaggio, ecco, cosa vuoi raccontarci? Le canzoni nascono. Questa canzone è nata in studio da questo approccio che abbiamo io, Dario e Davide, che insomma, innanzitutto c'è una grande amicizia che ci lega e quando si è molto amici ci si conosce bene, sono veramente poche le cose che come dire, da sistemare. Andiamo dritti al punto perché appunto ognuno di noi sa molte cose dell'altro. Ho dato delle direttive, volevo una canzone onesta, sincera, volevo una canzone d'amore, ma è una canzone che secondo me va oltre l'amore stesso, una canzone che parla in maniera molto concreta di questa forma di giudizio che vivono le persone che amano veramente qualcuno. Adesso io mi rivolgo alle donne perché sono una donna, però probabilmente molti anche uomini si ritroveranno in questo testo, no? Perché sì, si è in un modo e non va bene, si è nell'altro e non va bene. Perché ultimamente si tende molto a modularsi rispetto all'altro, no? Per aderire completamente a lui e far andare bene una relazione che poi si basa praticamente sulla finzione. E quindi è molto difficile rimanere se stessi in una relazione. Quindi sono tanti i temi in realtà che tocca questa canzone, poi ognuno sceglierà a quale sentirsi più vicino. Certo, e musicalmente è un brano in cui ti appoggi sulla tua grinta, sulla tua forza. Quali sono gli elementi sonori principali di questo brano? Musicalmente è un brano molto, molto ricercato, ci sono dei riferimenti di musica elettronica molto, molto forti. E quindi sì, va bene la mia personalità, ma parliamo proprio dell'estetica musicale del brano che è molto interessante. Ho voluto spingere per l'ennesima volta l'asticella, ho voluto sparigliare le carte, quindi noi ovviamente lo sentiremo suonare con l'orchestra e ha un suo perché quando un brano vive di personalità propria può essere suonato in mille modi, però devo dire che anche la versione radio edit è qualcosa di veramente innovativo, di nuovo rispetto ai sound che ho usato precedentemente. Questo arriva anche da un mio ascolto a 360 gradi della musica elettronica, soprattutto quella internazionale, sinceramente. E poi automaticamente scegliendo un determinato tipo di sound, la mia voce si è modulata e quindi tutti si aspettano il vocione, la Emma Marrone, anzi qualcuno ha anche scritto l'urlo. Per essere simpatico, in realtà troverà una voce che modula un falsetto quasi impercettibile, quindi poi ce la giocheremo sul palco dove si troverà a cantare dal vivo. E a proposito proprio del palco, di come presenti Ogni volta è così, hai già offerto una grandissima anticipazione annunciando che Francesca Michelin dirigerà l'orchestra per te. Vorrei comunque chiederti cos'altro puoi dirci della performance, quale attenzione particolare c'è sugli elementi visivi e ovviamente vorrei che raccontassi la scelta di affidare la direzione a Francesca, com'è lavorare con l'orchestra su Ogni volta è così. Devo dire che il primissimo approccio con l'orchestra che è avvenuto a Roma, quindi la prima prova suonata con l'orchestra è stata illuminante perché sono degli addetti ai lavori, sono quelli che la musica la conoscono davvero. E quando è partito l'applauso proprio di cuore spontaneo, ho capito che stavamo facendo un buon lavoro, sia io che lei, che insomma deve domare tutti questi elementi d'orchestra, lo fa con grande maestria perché è veramente una ragazza super in gamba. E scelgo Francesca perché mi viene riferito che aveva questo desiderio di dirigere l'orchestra a Sanremo per me e a me queste cose non me le devi ripetere due volte, quindi l'ho chiamata, gli ho detto subito di sì. Perché credo nella collaborazione tra donne, soprattutto quando sono artiste risolte, che non devono dimostrare niente a nessuno se non portare avanti il loro credo nella musica. E devo dire che stiamo condividendo anche dei giorni qui in casa insieme ed è una ragazza super simpatica, super easy, quindi
c'è un rapporto veramente a 360 gradi. Fortunatamente l'orchestra se la smazza lei ed è bravissima, perché è preparatissima. E poi faremo questa cover di Britney Spears insieme, che è un omaggio al pop, che molto spesso viene ancora visto con quella puzza sotto al naso, con quello snobismo che non ci piace tanto, perché il pop, va detto una volta per tutte, è una cosa molto molto seria. E quindi se qualcuno si aspetta il trash, non ha capito niente, perché sarà una versione di Britney Spears che secondo me lascerà abbastanza senza parole un po' tutti, anche perché ci stiamo lavorando veramente tanto e noi siamo orgogliose di fare questo omaggio al pop. Quest'anno per te è un ritorno sul palco dell'Ariston dove hai partecipato in gara. Hai vinto esattamente 10 anni fa con Non è l'inferno, dove sei stata super ospite e co-conduttrice. Cosa rappresenta, cosa significa per te? Quali soprattutto emozioni e sentimenti porta con sé questo ritorno? Quali sensazioni? Guarda, devo dire che sono molto serena, me la sto vivendo proprio al 100%, forse anche perché non ho la pressione di dover vendere qualcosa, non sono qua per un album in promozione, non c'è nessun disco, quindi vengo qui con la voglia di ricaricare le batterie e l'energia che solo la musica dal vivo ti può dare, anche quella suonata con una grande orchestra, e probabilmente forse la mia nuova musica riparte proprio da Sanremo. Mi ricarico di energia, di positività, in senso anzi di ottimismo, perché spero di non vederla per niente la positività. Mi ricarico sì, di tanta musica e magari torno a casa e inizio subito a lavorare al disco nuovo, perché no? Quindi il sentimento è proprio voglia di divertirmi, infatti sono veramente molto serena. Mi collego un po' anche alla cover scelta di Britney Spears per quello che si è letto di lei sui giornali nell'ultimo periodo e un po' perché attraverso la tua musica, le tue canzoni, il tuo impegno umano e concreto, raccontando anche il tuo vissuto ai tuoi fan, in qualche modo racconti sempre una condizione che molte donne possono magari vivere in quel momento e ti esponi per questo. Certo. Quindi, come donna artista volevo chiederti qual è appunto il tuo impegno, nel senso che secondo te qual è l'aiuto che magari manca e che magari anche grazie alla tua musica può arrivare? Io credo che parlare delle condizioni, di alcune condizioni che le donne vivono, sia già un passo avanti per ammettere che ci sono delle condizioni scomode per le donne, no? Vedi, anche il movimento Free Britney ha scosso l'opinione pubblica e molte persone si sono attaccate a questa storia, perché è vero, molto spesso la musica, il meccanismo della musica, il business, il marketing ha fatto più vittime che vincitori, ma poi lei ha avuto il coraggio di esporsi, ma in America è pieno di star, di pop star che soffrono di depressioni, che vengono spremute fino all'ultimo e che poi magari vengono abbandonate a se stesse quando cercano di mollare la presa, ma ti potrei dire anche Demi Lovato, insomma, sono tanti gli esempi di donne che vengono sfruttate, macinate e poi magari al minimo momento di fragilità vengono abbandonate a se stesse. Quindi anche portare la storia personale di Britney sul palco è un modo per dire alle donne, e facendolo con una donna, è un modo per dire guardate che ci siamo, perché è vero, viviamo in un momento in cui sui social si parla tanto di tutto, ma poi sono veramente poche le persone che fanno concretamente qualcosa. E noi, io e Francesca, ci mettiamo la faccia, non mettiamo il tweet, mettiamo la faccia e saliamo veramente sul palco insieme. Ma non perché è una cosa costruita a tavolino, ma perché è una cosa che entrambe sentiamo realmente. E se non ci fossero state delle interviste precedenti, a testimonianza, qualcuno potrebbe anche dire: vabbè, è un'operazione. No, perché entrambe abbiamo sempre parlato bene della musica, insomma, quindi ci siamo sempre fatte dei grandi complimenti, quindi va attaccate. È tutto vero. Ci sono donne risolte che sanno stare insieme su un palco. Come la presenterete insieme sul palco? Sarà un vero e proprio duetto quello di Tite e Francesca su Bimbo? No, non posso concederti nessuno spoiler, è tutta una sorpresa. Il palco è sacro e quello succederà tutto sul palco, perché bisogna mantenere, perché poi io penso che ci sono cose che non possono essere raccontate, ci sono cose che vanno vissute, perché è lì che si comprenderà veramente che cosa abbiamo fatto insieme per questo Sanremo, più che nelle parole, nei gesti. Ogni volta è così.
sarà contenuto in un 45 giri da collezione. E volevo chiederti come mai la scelta di questa pubblicazione, di questo formato, e poi me lo stavi appunto raccontando, volevo chiederti quando arriverà un successore di fortuna, ecco. E Beh, perché la scelta del 45 giri è perché il concetto è che tutto torna. Sta ritornando la musica fisica, in questo caso il vinile, che è una cosa che tantissimi giovani e anche meno giovani, ma soprattutto i ragazzi giovanissimi amano tantissimo, anche perché adesso in commercio ci sono questi lettori di vinili che sono anche esteticamente molto belli, quindi le persone amano ascoltare il vinile a casa. E quindi sicuramente voglio strizzare l'occhio a quella che era un tempo la musica fisica, quando i dischi si vendevano e quando avevano un valore anche affettivo di ricordo. Quindi avere un 45 giri di un brano cantato a Sanremo mi fa fare un tuffo nel passato, ma mi fa pensare anche al fatto che la gente ci tenga ancora ad avere un ricordo di materiale da toccare, da tenere in camera. E poi, insomma, appunto, non avendo un disco pronto, non mi piaceva lì il pensiero di non lasciare comunque una traccia tangibile di quello che tutto il lavoro che abbiamo fatto per essere a Sanremo. E tra l'altro sta piacendo tantissimo il vinile, quindi sono veramente contenta perché è bello avere un ricordo che non sia una cosa digitale, ma che sia una cosa da poter toccare, da poter autografare anche a qualcuno dal vivo. Sono cose che secondo me è giusto che ritornino in voga. Ciao Emma, grazie mille. A presto. Ciao, buona giornata.